Stop. Border Control, Roma Fiumicino. Quest'oggi abbiamo attenzionato questo arrivo proveniente da Parigi di questo cittadino italiano, sempre in virtù di questa nostra analisi dei dati che facciamo chiaramente in maniera dettagliata per cercare di individuare dei profili che a noi tornano interessanti. Non ha avuto mai a che fare con la polizia, no? Niente? Sa, quando vengo in farmacia per controllare, non lo so, se ci sono state rapine o qualche tossico, è stato. La sua attività principale qual è? Mi faccia un po' capire. Ah, io sono un farmacista di base, però. Cosa è andato a fare a Parigi? Ma sono andato lì per qualche giorno di piacere, un po' per appunto per lavoro anche. Per lavoro perché sei andato a fare là a Parigi? Diciamo che sto appunto esplorando nuove possibilità lavorative perché. Appunto anche. E quali sono queste nuove esperienze lavorative, queste opportunità? Guardi, ora appunto lo vede, nel senso che sto lavorando con adesso che c'è tutta questa situazione, lavoro con importo alcune mascherine. E qua sul territorio nostro non ci sono aziende, altre cose, ce ne sono una marea, diciamo, adesso. Diciamo appunto che era una convenienza, di quelli che no, semplicemente. Una convenienza. Cioè la sensazione che avevamo di questa persona, una persona un po' timida, introversa, che comunque dava l'impressione che cercava di sbarcare un po' il lunario. E ci facciamo questo controllino. C'è qualcosa da dichiarare, no? No, questo. Valigia normale? Valigia normale, sì. Aspetta, allora, rimani là, allontanati, giusto soltanto che... Che ci permette di fare... La valigia è la tua, eh? Sì. Questo cos'è? Queste sono le mascherine. Le mascherine. E apparentemente è tutt'altro che un potenziale trafficante. Non sembra trasportare sostanze stupefacenti nascoste. Anzi, al contrario, porta con sé campioni di mascherine, a dimostrazione che si tratta di un operatore sanitario. Questo, guarda, rimettilo tu all'interno. Hai conosciuto qualcuno là a Parigi oppure sei tre giorni, a parte i contatti lavorativi, cioè hai avuto modo di incontrare qualche giovane donna, qualcosa così, no? Magari. Approfittato per girare la città, insomma. Ah, ne ha approfittato per girare la città. Beh, insomma, la città è bella, hai visto qualche museo pure, hai visto il Louvre che... Sì, ho visto il Louvre. Hai avuto pure il tempo di vedere il Louvre, ammazzo. Questi... Sì, li ho controllati, ma sono tutti negativi, almeno sono profumi a tutti gli effetti. Sono tessere questi? Che cosa sono? Sì. Le hai comprati lì? No, le ho comprati qua a Roma, me li porto semplicemente come... perché sono comodi per il viaggio. Senti, ti dispiace allontanarti un... Ma Giuseppe, che rimani a questa distanza, grazie. Perché, sai, già lo spazio è piccolo, poi non sei grosso. Piccolo, sei grosso, già... E c'è un po' di queste mascherine, scusami. Sono diversi modelli? Sono diversi modelli, sì, cioè appunto c'è quelli con i filtri, cambia il micron del filtro, cambia anche la comodità della mascherina. Possiamo aprirne una? Va bene, sì. Nonostante ciò, gli esperti della polizia antidroga continuano a credere che qualcosa non vada e decidono di controllare minuziosamente tutte le mascherine del pacchetto. Questo è un portamascherina? Sì, dovrebbe essere, in verità mi hanno dato delle confezioni così, diciamo, quello dovrebbe essere un portamascherina. Le hanno date e neanche sai che cos'è. Questi sono altri modelli ancora? Sì, sono quelli FFP3. Questa è vuota. Questa è una mascherina diversa. È una mascherina liquida. Pure questa. Danno così almeno. E quanto ti hanno pagato per portarle qui? No, ancora niente in realtà, perché devo.
mattina devo prendere il quantità. Sentila. No, sentila proprio, tastala. Una mascherina secondo te questa? Guarda, perdonami, intanto iniziate a mettere seduto. Perché la situazione è cambiata qui, eh? Giusto? No, no. Lo sai? So che è la tua situazione, non so. L'hai confezionata tu? No, te l'hanno date già confezionate. Quanto danno ho dato intanto per questo pacco, perdonami? L'hai acquistato? No, no, mi hanno chiesto di portare. Guardami, scusami. L'hai acquistato oppure no? O te l'hanno consegnato? Ok. Chi te l'ha consegnato? Penso fosse un rappresentante. Una persona, c'è un documento, c'è un nome, c'è un numero di telefono, che c'hai? No, c'è un contatto. Contatto che ce l'hai? Una mail. Dal telefono? Ehi? No, no, ce l'avevo su. Sveglia, eh? Lo sai che è tanta roba? 835. I poliziotti scoprono che la scatola contenente le mascherine, conosciute come FFP3, sono state ingegnosamente alterate. Delle 20 confezioni che dovevano contenere le mascherine, 8 in realtà contengono una polvere bianca. E ora il passeggero è alle strette. La sostanza era occultata, sinceramente sono stati molto bravi, perché ci sono molti sistemi per occultare macchine industriali, forni, mobili. Trovarli nelle mascherine è stata un po' una sorpresa, perché è un po' inusuale, insomma. Sono ben consci che ogni volta loro cercano di cambiare il trasporto, andando a camuffare insieme a altri prodotti molto commerciali che rendono più facilità, insomma, all'introduzione. Quanto ti hanno dato per portare sta roba? 1400 euro. E tu per 1400 euro che fai? Porti sostanza stupefacente? Non mi dica che non lo sai, perché non ci credo manco se te butti dalla finestra, guarda. È una situazione difficile. Lo so che è una situazione difficile.